Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vediamo come si installa la font Times New Roman in Linux. Praticamente noi siamo oggi in LibreOffice Writer e se andiamo a cercare all'interno della combo box delle font Times New Roman, vedete che la Times New Roman non c'è perché è una font tipicamente del mondo Windows. Se noi andiamo giù, vediamo che arriviamo per esempio alla T, vedete che c'è il Tibetan Machine Uni e dopo c'è il TLWG Typist e praticamente manca la font Times New Roman in LibreOffice Writer, che è diciamo l'omologo di Microsoft Word. A tutti gli effetti, se noi andiamo nel Font Manager, anche qui se noi verifichiamo, vedete questa è la lista delle font, vediamo che anche qui praticamente noi arriviamo. Eccoci qui, vedete, ritroviamo la stessa struttura, c'è il Tibetan Machine e il TLWG Mono e tutte le sue variazioni, vedete qui ci sono scritte quante variazioni ci sono per ogni font e manca il Times New Roman, essendo qui noi in ambito Linux. Vi faccio vedere all'interno, per esempio, della struttura delle cartelle Linux dove sta, per esempio, sta nella cartella User Share Fonts, vedete che ci sono le TrueType. E poi ci sono anche le Open Type. Praticamente questa font, la Times New Roman, non esiste. Allora, come si fa? Se noi andiamo in internet, poi vi faccio vedere come si installa il Font Manager. Se non lo avete a sistema, basta fare nel terminale questo comando: sudo apt-get install font-manager. Ve lo metto nella descrizione del video. Praticamente col Font Manager si possono eliminare e aggiungere delle font. Allora, hanno messo in internet, hanno creato questa font che si chiama Times Newer Roman. È una specie di gioco di parole, come invece di Times New Roman è Newer Roman. Praticamente è una font molto simile al Times New Roman che si può installare in Linux e vedete che serve anche un pochino per aumentare la dimensione e il volume dei propri scritti, perché vedete che cosa vantano? Che mentre praticamente in 15 pagine praticamente entrano 6.680 parole con il Times New Roman, ne entrano soltanto 5.833 con il Times New Roman. Che significa? Ammettiamo che qualcuno vi è dato da fare una tesi di 100 pagine e vi è venuta 90 pagine, un trucchetto potrebbe essere selezionare tutto il testo dei paragrafi, cambiare dai Times New Romans a Times New Roman e vengono più pagine, è una specie di trucchetto. Se invece l'elaborato ve l'hanno chiesto a parole, a numeri di caratteri, questo tipo di trucchetto non si può fare. Questo perché? Perché a Times New Roman è un pochino più cicciona della Times New Roman, pur essendo identica, all'interno di una pagina c'entrano meno parole, quindi passando a Times New Roman aumentano le pagine. Quindi bisogna andare in questo sito Times New Roman, ve lo metto sempre in descrizione, poi è sufficiente cliccare questo tasto download e vedete che viene praticamente scaricato un file zippato. Adesso vediamo dove ce l'ha messo, se ce l'ha messo nel desktop o ce l'ha messo all'interno, vediamo, dei downloads. Eccolo qua, vedete? Che cosa si fa poi? Si doppio clicca questo file, poi noi chiudiamo il writer, d'accordo? E diciamo di non salvare e chiudiamo anche il font manager. Poi lo doppio clicchiamo e poi vedete che qui all'interno ci sono tutte queste tipologie. Vedete, c'ha quattro variazioni perché c'ha quello regolare, quello in corsivo, poi c'ha quello in grassetto e corsivo. Noi facciamo così, bisognerebbe cliccarle tutte e quattro, vedete, OTF, cioè open font sarebbe questo qua. Noi doppio clicchiamo soltanto il regolare e vedete che automaticamente viene aperto appunto il pannellino per installare le font, vedete che c'è il tasto installa font. Questo è l'esempio della font con la grandezza in punti di carattere. Noi clicchiamo, installiamo, attendiamo un attimo, vediamo quanto ci mette. E dopo vedremo che noi lo ritroveremo all'interno della combo box delle font di LibreOffice Writer e all'interno ovviamente del Font Manager. Vedete che qui c'è scritto install. Quindi noi andiamo ad aprire nuovamente Office Writer e vediamo se questa fonte è stata aggiunta. Praticamente per installarla è sufficiente praticamente scaricare un file OTF, doppio cliccarlo ed installarlo. È molto semplice. Andiamo a vedere. Ed ecco che vedete, finalmente possiamo scrivere in Times New Roman, una specie di giochetto che è molto simile, no? Vediamo se noi lo scriviamo, molto simile
a Times New Roman. Vedete? E praticamente noi abbiamo messo questa soltanto la prima variazione. Se uno vuole, praticamente noi le doppio clicca tutte, doppio clicca, vedi l'italico e poi si aggiungono. Allora andiamo a verificare a tutti gli effetti se è stata aggiunta nel Font Manager. Vediamo Font Manager, noi lo apriamo, lo doppio clicchiamo e andiamo nella lista, scorriamo la lista, andiamo in fondo. E vediamo che adesso è stato messo qua, eccolo. Praticamente con questo tipo di applicazione, se uno vuole può aggiungere o rimuovere le fonti. Per esempio, posso fare Tibetan Machine Uni, clicco il meno e poi mi chiede di segnare delete e la fonte, vedete, il Tibetan viene sparisce dal sistema. Questa è la maniera per togliere le fonti, perché certe volte ci sono le fonti che creano pasticce anche nei siti web. E noi vediamo con il Font Manager si può, per esempio, ri rimuovere, anche se qui ancora non l'ha rimosso, forse è sufficiente fare così e poi lo rimuove. Allora, chiudiamo questa applicazione, vi faccio rivedere ancora. Per scaricare il Times New Roman bisogna andare in questo sito https://timesnewroma.com, ve lo metto, e poi praticamente ci si ritrova con un file zippato all'interno della cartella download o dove avete voi indicato praticamente di scaricare, lo si doppio clicca la fonte, viene aperto questo pannellino e si clicca installa fonte e se lo, ce lo ritroviamo in tutti i programmi che utilizzano praticamente le fonte, soltanto come notazione storica per far capire come mai viene chiamato Times. Vedete, Wikipedia ci dice che questo tipo di fonte è stato ideato praticamente a Londra all'interno della redazione proprio del Times, vedete, di The Times, cioè il giornale, il quotidiano quello londinese, dopo è stato un po' utilizzato da tutti i giornali. Questa è la scheletta. Bene, il video di oggi finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.